Questa sera chiudiamo il nostro telegiornale annunciandovi il nuovo palinsesto di Fano TV tra conferme, novità e grandi ritorni. Al mio fianco non poteva non esserci il presidente di Fano TV, Gino Bartolucci. Buonasera presidente. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Con l'aiuto della grafica vi mostreremo appunto la programmazione giornaliera dei contenuti principali, partendo dall'informazione. Sì, sicuramente l'informazione che è il clou di Fano TV. Allora, la rassegna stampa, che va tutte le mattine alle 7. Noi alle 8 avevamo programmato per un periodo la rassegna stampa nazionale, abbiamo pensato di ritornare, anche perché la rassegna stampa nazionale la vediamo sulle televisioni più importanti, di ritornare con la replica alle ore 8 del mattino, 8 e 5, della nostra rassegna stampa, dando modo a chi non può alle 7, che magari va a lavorare alle 8 e mezza, non tutti vanno a lavorare alle 8, così di poter vedere prima di partire la rassegna stampa, mentre invece il TG sempre alle 20:30 con le dovute repliche che è sempre andato il nostro TG. E confermiamo anche la Santa Messa al mattino alle 7:30. Sì, al mattino alle 7:30, il rosario prima della rassegna stampa, queste cose non vanno modificate. Poi andiamo con i giorni, al lunedì ritorna Primo Cittadino, no? Praticamente, con un nuovo orario vogliamo provare, adesso diciamo che noi avevamo di solito Primo Cittadino nel periodo invernale fino prima dell'estate, alle ore 21 in diretta. Il nuovo esperimento è di andare la sera alle ore 19, no? Naturalmente, questo fino a dicembre è un esperimento che vediamo se dà buoni risultati di ascolto. Naturalmente il buon risultato è sempre, lo fa l'ascoltatore, no? Per il telespettatore, perciò sperando che questo nuovo orario nel periodo invernale, perché alle 19 in estate è giorno, ancora è metà giornata, ma in inverno quando fa notte cambia l'orario ottobre, diciamo che l'orario è alle 17 notte, perciò alle 19 molti, cioè tutti hanno smesso di lavorare, perciò potrebbe essere un orario buono. Saremo sempre in diretta e poi il prossimo anno, come accennava Presidente, lasceremo spazio al programma dedicato alle elezioni amministrative, sì, e torneremo in prima serata. Sì, sicuramente la politica, il prossimo anno ci sono le elezioni, perciò occhio al voto, no? Naturalmente la trasmissione che andava lunedì alle 21 ritornerà alle 21, però adesso questi tre mesi che abbiamo di Primo Cittadino faremo questo esperimento di farlo alla sera alle ore 19. Anche per lasciare spazio agli speciali, agli approfondimenti, sì, che stanno, perché noi siccome per fortuna in questi aumentando. 11 mesi secondo me siamo cresciuti molti negli speciali, negli approfondimenti. Allora, siccome tutte le varie serate sono occupate, non avevamo più neanche tempi per mandare in prima serata questi speciali o approfondimenti che naturalmente danno adito comunque a un certo interesse del pubblico e dei nostri sponsor. Ecco. Passiamo al martedì. Sportissimo, no? Che riparte domani. Domani riparte Sportissimo. Una trasmissione che noi ci credevamo e abbiamo avuto dei risultati ottimi. Io quando dico risultati è il telespettatore che ci dice che incontro per strada nel dire finalmente abbiamo riportato lo sport a 360 gradi, perché quello che è di bello secondo me di questa trasmissione è che noi siamo partiti, stiamo portando tutti gli sport. È vero che il calcio la farà sempre un po' da padrona, la pallavolo, che noi abbiamo una squadra, la Virtus, no? Che è una squadra che sta facendo, l'anno scorso abbiamo sfiorato la promozione per pochissimo, sperando che quest'anno sia l'anno quello buono, e daremo molto spazio a questi due sport. Però quando parliamo di frisbee, parliamo di bocce, parliamo di tennis tavolo, parliamo di rugby, parliamo di tutti questi sport, la gente apprezza, perché guardiamo lo sport come si dovrebbe guardare, perché è vero che il calcio, però qualcosa io toglierei al calcio per dare quegli sport che comunque sono di interesse nazionale. Anche perché abbiamo decine e decine di associazioni sportive, sì, anche nel nostro comune, non solo nel territorio. Sono tante. Poi mercoledì, altra serata dedicata a speciali approfondimenti, giovedì grande ritorno. E giovedì ritorna Guarda chi c'è, questa è una trasmissione di Nicola Zarri, naturalmente, che andremo a riproporre dopo un paio d'anni, no? Naturalmente, che si era fermata. Perciò tutti i giovedì Guarda chi c'è, trasmissione, come dicevo, di Nicola Zarri. E poi venerdì proseguiamo con venerdì, Eco più Eco. Esatto, adesso abbiamo questo bel progetto Eco più Eco con l'Università degli Studi Bodi Urbino e la Confindustria, che sono 6 puntate che sono partite venerdì scorso, naturalmente, perciò per un mese e mezzo, dove si parla di energie rinnovabili, che è il momento, si parla sempre di qualcosa di rinnovabile.
in questi anni che dovremo migliorare, perciò ecco, trasmissioni importanti che hanno un certo seguito perché la gente è curiosa di sapere quali sono le nuove energie, elettrico, chi più ne ha più ne metta, rifiuti, acqua, insomma, fatto vantaggio, insomma, a 360 gradi parliamo di questo. Passiamo al fine settimana. Il sabato sempre l'orario del rosario alle 21 da Loreto, naturalmente questo è un orario che va mantenuto, perciò il sabato per chi è amante cattolico, molto cattolico, perché noi di questa televisione che ho avuto, io non immaginavo, siccome è l'unica televisione marchigiana cattolica dove si trasmette, cioè nelle Marche no, le TV locali sono tante, sono 7, 8, adesso non ricordo bene, o forse anche 10, però l'unica televisione che trasmette sia la messa sia il rosario e Fanno TV. Allora, molte rimostranze, telefonate da Loreto naturalmente, dove mi dicono: guarda che da noi qua giù Fanno TV siete molto seguiti, perché chi è amante della messa, chi è amante del rosario naturalmente vi guarda. E poi c'è un fattore, no? Che chi quel numero 19 lo fa una volta, poi lo rifà automaticamente. Io ho avuto i tifosi del Napoli che abbiamo fatto 3 punti nella festa del Napoli quando vinse lo scudetto, e molti di quei amici, no, di carattere di tifosi napoletani, mi dicono: noi non sapevamo manco di Fanno TV. Ah, abbiamo visto, ma sai, a parte la loro trasmissione, l'importanza del locale, del telegiornale, abbiamo visto che fate un bel telegiornale. Ecco, per capire, magari certa gente che è a Fanno da qualche anno, qualcuno da qualche mese, che era per lavoro, però ecco, il fattore di quando il cervellino memorizza un numero, naturalmente magari lo vai a rifare, perché magari poche volte eri interessato a questo numero, perciò tutto qua. Poi la domenica ritorneremo, come io lo chiamo il forte, perché io sono amante, a me piace parlare più in dialetto che in italiano, no? Perciò il dialettale. E torna, quindi. E torna alle commedie dialettali. Tutte le domeniche alle 21 partiremo con le commedie dialettali. E poi gli appuntamenti soliti che erano la storia di Fanno TV, la ginnastica per molto gli anziani, seguita. La mattina alle 10, alla sera alle 16, non vado errato, più o meno questo è l'orario che va. Poi abbiamo fatto questo nuovo programma musicale. No, Fanno TV non aveva nel suo palinsesto musica. Siamo partiti con Mr. Botto, questo programma che va alle 13, alle 19, con delle orchestre musicali, per gli amanti del liscio naturalmente, perché c'è tanta gente che è amante del liscio. E sono tanti, sì. Abbiamo visto che ha un buon seguito anche quella trasmissione musicale. Poi per finire, a fine anno, da fine novembre, Babbo Natale, no? Per i bambini, diciamo, naturalmente, abbiamo in progetto anche altro, per i bambini, però Babbo Natale, che abbiamo visto l'anno scorso, molto seguito. Noi è da poco che siamo qua, perciò per me è tutto nuovo. Naturalmente io, che non vengo da questo mondo, perciò non mi chiamate editore perché non sono l'editore, sono tutt'altro. Però mi sto facendo una bella esperienza anche in questo settore, e non avendo uno storico, però ecco, vediamo che abbiamo messo in piedi un bel palinsesto, se posso permettermi. Noi come editori, no, il mio gruppo di 9 persone, siamo soddisfatti del lavoro vostro, poi dei ragazzi naturalmente, perché io continuo a dire che la televisione non è né Bartolucci Gino né i suoi 8 soci, ma è chi lavora e tanti ragazzi bravi che abbiamo qui. Noi non a caso abbiamo, quando ci siamo assunti questo onore, praticamente siamo partiti perché c'era una squadra dietro che era ben preparata, cominciando dalla direttrice. Grazie. Ma qui naturalmente tutti i ragazzi che stanno lavorando proprio sentono nel cuore, perché naturalmente io continuo a dire, se la televisione è seguita, se in giro parlano bene di voi, perché siete voi, perché io nella mia storia ho detto sempre che la differenza lo fa chi lavora. È vero che c'è buona abbondante direzione, però io dico, se non c'è la manovalanza, chiamiamola manovalanza, i ragazzi, non vai da nessuna parte.